Ciao, sono Morgan, benvenuti in questa terza puntata in cui farò vedere l'ultimo passaggio del workflow di Timelapse. Qui vedremo come esportare il progetto DLR Timelapse e poi importarlo su qualsiasi programma di montaggio video. Ed ora buon lavoro! Una volta che Lightroom ha finito l'esportazione delle foto, vi si aprirà automaticamente questa finestra di DLR Timelapse. Dunque, qua troviamo varie selezioni. Dunque, abbiamo il codec che possiamo selezionare MP4, H264 oppure l'H265, il ProRes che di solito lo uso sempre perché comunque è un file dove non si ha la perdita delle informazioni delle foto, quindi una resa diciamo migliore, massima si può dire. Poi abbiamo la dimensione di uscita che può essere 1080, 3K, 4K, 4K UHD, 6K, 8K oppure la risoluzione della sorgente originale. Poi abbiamo la velocità di frame rate, okay, che io di solito metto 25, la velocità del filmato lasciatela pure 1:1 di default, okay. Qua vi dà l'informazione che la lunghezza del video è 6 secondi. Qui abbiamo la qualità dalla bassa alla altissima, dunque io lascio alto perché comunque già medio è buono, è ottimo. Mettiamo metà via, mettiamo alto, ok? Qua abbiamo il campionamento di colore, ok? Che cambia in base al tipo di codec che mettiamo, infatti 422, ok? Io lascio MP4, ok? 1080, è giusto per farvi vedere così. Poi abbiamo il gamut, lo lasciamo standard, quindi i colori standard originali del filmato, ok? Livelli video lasciamo full range. Qui abbiamo l'impostazione può forzare a 16 noni, quindi voi il filmato lo vedete dentro questo riquadro qua. Se volete vedere tutto quanto, basta che togliete la spunta, ma io di solito metto 16 noni perché fa molto più cinematica, diciamo, ecco. Quindi mettiamo in metà via. Qua abbiamo l'impostazione LR blu, motion blur, che dà una sequenza, un aspetto un po' più liscio, un po' più smooth, ok? Quindi molto più morbido, però io di solito non lo uso, ok? Perché in alcune situazioni mi dà un po' di artefatti, quindi lo tolgo. Questa abbiamo qua c'è la nitidezza, ok, che dà più impatto sul filmato con più contrasto, ok, quindi molto più definito. Qui abbiamo la possibilità di metterla a filigrana, ok, quindi il nostro nome, la nostra firma in trasparenza, ok. Qua mostra una sovrapposizione. La data e l'ora dell'acquisizione del filmato che di solito non attivo mai, neanche la filigrana, perché questa la filigrana la metto sempre dopo in post produzione con Premiere, ok? Bene, poi possiamo salvare le nostre impostazioni correnti, ok? In modo che se la prossima volta dobbiamo fare un altro rendering video con LR Timelapse abbiamo già tutti i parametri impostati. Ok? Mi raccomando, mostra in Explorer, lasciate sempre attivato, elimina la sequenza intermedia dopo rendering, lo disattivate se l'avete attivato, mi raccomando. Ok, facciamo rendering video. Cliccando quel bottone lì automaticamente vi si apre una barra qua indicatrice dove vi dice che sta facendo il rendering video. Ecco, come vedete, a man mano sale.
Una volta che l'Air Timelapse ha completato il rendering video, automaticamente vi si aprirà questa finestra della cartella in cui avete deciso di salvare il video. Infatti, eccoci qua il nostro lavoro finale. Se noi facciamo doppio clic, possiamo già vederlo. Ok, direi perfetto, non c'è nessun tipo di flickering, il video è molto liscio anche nella luminosità, molto morbido, smooth. Ora potete prendere le vostre clip, aprirle ad esempio con Adobe Premiere e importarle direttamente sulla vostra timeline. Tutto questo flusso di timelapse che abbiamo visto dalla prima puntata a questa, l'ultima, la terza, dovete fare per ogni sessione di foto che avete fatto, quindi alla fine vi trovate tante mini clip da inserire poi nel Premiere Pro o DaVinci o qualsiasi altro programma di montaggio video in cui potrete fare una composizione. Tipo cinematica, ad esempio, potete inserire una colonna sonora oppure le transazioni tra una clip e l'altra, potete fare tantissime cose. Dunque, il nostro corso si è concluso. Ok, non faccio qui montaggi video, non vi faccio vedere montaggi video, se no altrimenti non finirei più di fare questo corso. Io ho cercato di farvi vedere come si sviluppa il flusso di lavoro dello timelapse con LR Timelapse e Lightroom e poi come importare poi alla fine il nostro lavoro su Premiere o qualsiasi altro tipo di programma montaggio video. Se volete vedere il lavoro finale del workflow che vi ho mostrato per fare timelapse, nel mio canale Morgan Trevisan troverete vari timelapse che ho fatto l'anno scorso e 2 anni fa durante le mie escursioni in montagna. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video corso di timelapse. Spero per chi è all'inizio di aver dato un suggerimento o dei punti in cui cominciare a fare questa tecnica, secondo me, meravigliosa dello timelapse. Ringrazio fino ad ora tutti quelli che seguono il mio canale, gli iscritti che si sono aggiunti al mio canale. Vi ringrazio tantissimo perché comunque per me è molto importante questo supporto. Io cerco comunque di dare un piccolo contributo a chi è appassionato come me di fotografia. Nel frattempo vi saluto, grazie a tutti e un abbraccio grandissimo. Ciao!